Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere in questo DIY come ho riprodotto una Yankee. Avevo una giara di Yankee Candle vuota perché avevo appunto consumato la mia Yankee e mi erano rimaste dei pezzi di cera da sciogliere, sempre candele profumate, però queste candele non avevano lo stoppino, quindi ho acquistato uno stoppino da un negozio che appunto le rivende e ho sciolto la mia candela e poi l'ho passata all'interno della giara. La stessa cosa ho fatto per delle cialde di Yankee, queste sono Yankee, che mi erano rimaste, le ho sciolte e messe all'interno di questi brick. E vedete, c'è anche lo stoppino, ho messo all'interno lo stoppino. Non mi dilungo oltre, vi lascio al procedimento e a tutto l'occorrente. Per realizzare una candela fatta in casa ci occorrono una giara, un pentolino ed un cucchiaio non ad uso alimentare, residui di candele profumate ed uno stoppino. Il procedimento è abbastanza semplice, ma bisogna fare sempre molta attenzione perché stiamo per sciogliere della cera, che sarà ovviamente molto bollente. All'interno del mio pentolino riverso tutti i residui della mia candela profumata. La riduco in pezzi più piccoli in modo che si sciolga nel più breve tempo possibile. Porto il pentolino sul fuoco, a fuoco basso, e lascio che la candela si sciolga e mi aiuto mescolando con un bastoncino in legno. Lo stoppino è abbastanza lungo, quindi lo avvolgo intorno al bastoncino di legno e prendo la misura per il mio barattolo per la mia giara. Lo posiziono al centro e riverso all'interno della giara la cera sciolta. Bisogna fare molta attenzione perché, come potete vedere, anche io ho combinato un disastro, mi si è riversata la cera su tutto il mobile. Lascio che la cera si raffreddi e quando è ben fredda taglio lo stoppino. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Condividetelo, provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Vi lascio qui accanto i video precedenti e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. A presto!